testa argomenti e strumenti contro il razzismo. Per chi non ci conoscesse, visto che mi sono accorta che ci sono tanti ospiti nuovi, vi racconto un po' che cos'è il laboratorio antirazzista. Il laboratorio antirazzista è un gruppo di lavoro formato da studenti e studentesse, sia che studiano a Ferrara ancora, sia che diciamo, sono migrati altrove, in altri atenei. Il laboratorio fa parte del Centro di Ateneo per la Cooperazione allo Sviluppo Internazionale dell'Università di Ferrara, di cui appunto vedete un po' di professori che ne sono membri e professoresse. L'obiettivo del nostro lavoro è quello di proporre dentro e fuori l'università un percorso di riflessione multidisciplinare sulla tematica del razzismo. Forti anche del fatto che veniamo da dipartimenti diversi dell'università. Il ciclo di conferenze a cui state assistendo, ed è l'ultima puntata, è una delle attività con cui abbiamo cercato di coinvolgere la collettività e volevo cogliere l'occasione, visto che appunto questo è l'ultimo appuntamento, per ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato e supportato nell'organizzazione e nella diffusione di questi eventi. Sia i professori e le professoresse appunto del centro di cooperazione, sia il SISM che diciamo, ha avuto un grande supporto, ci ha dato un grande supporto logistico per la gestione appunto di varie cose tecniche, e visto che siamo appena nati, avevamo bisogno di qualcuno che fosse un po' più navigato di noi. Occhio ai Media che ci ha aiutato a preparare la pubblicità per il nostro terzo incontro con Federico Falloppa e tutte le persone che lavorano a Unife che si sono preoccupate di darci supporto tecnico e anche per la pubblicità. E poi grazie a voi per essere qui. E quindi sono molto felice di tutti questi incontri che abbiamo fatto e anche di quest'ultimo ospite che abbiamo. Il nostro ultimo ospite si chiama Andrea e fa parte del collettivo Guerrilla Spam. Non vedremo la sua faccia, ma vedremo i loro lavori e poi magari lui ci spiegherà il perché di questa scelta e anche perché si chiama Spam non esiste quando lo vedremo parlare. Guerrilla Spam è un collettivo che nasce nel 2010 a Firenze come spontanea azione non autorizzata di attacchinaggio negli spazi urbani. Tra l'altro colgo l'occasione per dirvi buon compleanno perché ho visto che appunto la scorsa settimana c'è stato l'anniversario. Guerrilla Spam però oggi è anche molte altre cose rispetto all'attacchinaggio appunto che continua a fare, ma è appunto anche muralismo pubblico, progetti didattici che si concentrano sul tema dell'immigrazione, dell'incontro dell'altro, che si svolgono sia nei centri di accoglienza che nelle carceri che nelle scuole. Vediamo Guerrilla Spam in tantissime città, nelle occupazioni, nei musei archeologici, nei musei di arte contemporanea, come ad esempio il Mambo a Bologna. I temi in cui ci imbattiamo nei loro lavori sono molto vari, dalle migrazioni all'incontro di culture diverse, dalle guerre, quelle antiche, però anche quelle più recenti, oppure quelle ancora in corso. Insomma, Guerrilla Spam è moltissime cose. Per capire di più su come si possa usare l'arte in modo concreto e con effetti visibili di utilità per immaginare uno spazio nuovo di condivisione, di convivenza attraverso la conoscenza dell'altro, credo che la soluzione migliore sia quella di ascoltare la spiegazione di appunto le loro opere, Grazie le per loro vederli. attività tramite Andrea, appunto il nostro ospite a cui lascio la parola. Buon ascolto. Allora, buonasera a tutti e grazie per l'invito, innanzitutto a nome di Guerrilla Spam. E come diceva Camilla poco fa, non mi vedete in video, ma vedete queste slide, queste immagini che abbiamo selezionato di questi 10 anni di lavori, concentrandosi un attimo su quelle che riguardano un po' le tematiche del vostro seminario, ovvero l'antirazzismo e temi vicini, diciamo così. Sono lavori vari che vanno appunto dal poster come quello che già state vedendo adesso di sfondo, al muralismo, a azioni o blitz, fatti
fatti nelle città, a laboratori che noi chiamiamo meticci, quindi laboratori con persone autoctone di un posto, spesso italiani, e stranieri, spesso africani, ma magari lo vedremo dopo meglio. Ho cercato appunto di fare questa selezione un po' stringata per parlare una mezz'oretta con voi e poi magari discutere di quello che più vi interessa, vi incuriosisce o qualsiasi cosa che vi viene in mente. Quindi io vi darò molti input di immagini, se avete in mente cose, questioni che vorrete poi discuterne, appuntatevele, tenete a mente e dopo ne parliamo insieme, super disponibile. Inizio prendendo il discorso un po' alla larga, mostrandovi queste due immagini. Quella che vedete sulla sinistra è un reliquiario Kota del Gabon, quindi un oggetto dell'Africa subsahariana. Quella che vedete a destra è una scultura di un artista del Novecento che tutti conoscono, di Picasso. È una testa di donna che in realtà è un ritratto di Olga, la compagna di Picasso in quegli anni in cui ha realizzato questo oggetto. Ora, come vedete benissimo, Picasso parte dal reliquiario Kota che aveva visto probabilmente in un museo etnografico, al Trocadéro o in qualche mercatino, perché in quegli anni insomma in Europa arrivavano già un po' oggetti dell'Africa subsahariana come questo, l'aveva visto, l'aveva incuriosito e l'ha preso a modello per fare questo ritratto della sua compagna di Olga, che era una ballerina di danza tra le altre cose, e quindi la rappresenta così, prendendo questo rombo che vedete nel reliquiario Kota come le gambe di Olga, quindi di una ballerina. Ora, in realtà Picasso non sapeva la reale funzione e significato di questo oggetto, del reliquiario Kota del Gabon, che fondamentalmente è una sorta di manico, una scultura manico, semplifichiamola così, che serviva a sostenere il coperchio di queste ceste che vedete nelle immagini, delle ceste che per certe popolazioni del Gabon contenevano i resti di antenati, quindi degli oggetti e anche manufatti importanti, sacri, da custodire, sui quali il reliquiario Kota sorvegliava e fungeva da coperchio. Ecco, in arte questo meccanismo qua si chiama fraintendimento creativo, ovvero Picasso non sapeva minimamente che il reliquiario Kota era un manico di un coperchio di un reliquiario appunto, ma conosceva invece bene probabilmente le gambe di Olga e ha visto nel reliquiario una ballerina danzante, ha fatto il ritratto a Olga. Vi faccio vedere questo esempio per dire che spesso ognuno parla e pensa in base a quello che conosce, non in base a quello che non sa. Ognuno vede un po' quello che conosce. Io faccio sempre l'esempio della facciata di un palazzo. Se di fronte a un palazzo mettete un muratore, sicuramente questo noterà come sono costruiti la struttura del palazzo, come sono i mattoni, eccetera, eccetera. Se mettete davanti un vetraio, si concentrerà magari su che tipi di vetri sono usati, sulle finestre, eccetera, e così via. Ognuno tende a vedere ciò che conosce. Quindi la chiave un po' di tutto, che si collega un po' alla pratica del nostro lavoro, è quella di conoscere più cose, di cercare di conoscere più cose perché poi meglio si possono interpretare e più si riescono a conoscere gli altri e più possiamo comprenderli. Diciamo che questo è un po' l'obiettivo di tutto il nostro lavoro, che va dal muralismo al poster alle azioni che dopo vedremo. In ogni lavoro, come in questo che già vi ho messo qua, cerchiamo appunto di partire da qualcosa che abbiamo conosciuto attraverso letture o incontri con persone o appunto chiacchierate e altri incontri, cerchiamo di trasmettere alcune piccole conoscenze, alcuni racconti attraverso, chiamiamola, un'arte figurativa che riesce ad arrivare all'osservatore. Ora, in questo caso qua, che è un esempio di muralismo, un murales dipinto a Civitanova Marche, lungo il molo di Civitanova Marche. Ora non si vede, ma è proprio in faccia al mare, diciamo così. In questo murales molto semplice, il racconto che c'è dietro è quello di due pescatori differenti nei tratti, nella posa, in tutto, in come sono vestiti, negli attributi che hanno, e sono tra l'altro su due sponde opposte, ma entrambi pescano su uno stesso mare che appunto attraverso il pesce
dà vita, sostentamento e, diciamo, sostiene entrambe queste due persone, queste due popolazioni che pur vivono in posti differenti agli opposti. In questo caso specifico sono sulla sinistra la popolazione dei Piceni, autoctona appunto di quelle terre intorno a Civitanova Marche, mentre sulla destra la figura, la silhouette nera che vedete è ripresa un po' da certe pitture greche, ma potrebbe benissimo essere anche un africano o comunque un'altra popolazione che vive al di là del Mediterraneo. Ora, questo è un racconto molto semplice, un dipinto molto semplice, che ha un messaggio elementare, direi. Questi che vi mostro invece sono altri esempi di murales, quindi tutte pitture su muro, interventi pubblici principalmente in Italia, che tutti hanno un filo rosso di narrazione di un qualcosa. Quelli che vi mostro si concentrano tutti su appunto l'incontro con l'altro o comunque relazioni con altri, partendo sempre da uno spunto del passato. Questo in particolare è stato realizzato a Macomer, in Sardegna, e racconta dell'incontro tra questo personaggio nero che vedete, che ancora oggi è conosciuto a livello leggendario in Sardegna come Sardus Pater, e questa figura bianca che rappresenta un po' la terra della Sardegna. Ora, questa rappresentazione parte tutta da, oltre che leggende, anche fatti storici documentati di possibili migrazioni che in passato dalla Libia, almeno i cronisti antichi dicono Libia, riferendosi alla costa africana generica, quindi dall'Africa, diciamo, delle migrazioni antiche che, arrivate in Sardegna, i popoli, i migranti, i coloni del tempo si sono fusi con i pochi locali che vivevano già nell'isola, formando appunto la nuova popolazione dei Sardi. Quindi, secondo queste teorie, che poi comunque sono documentate, non sono soltanto miti, il popolo sardo è anche frutto di varie contaminazioni con altre migrazioni provenienti dalla costa africana. Ecco, questa storia qua, che in realtà a livello leggendario è nota anche, ad esempio, lì nel paese di Macomer, comunque tra chi vive in Sardegna oggi, l'abbiamo cercata di rappresentare in questo modo molto semplice, simbolico, anche con tanti altri significati che poi, se qualcuno è interessato, possiamo approfondire. Ma anche qua una storia, un fatto storico che ci racconta di un incontro che può essere uno spunto anche per il presente. Stesso discorso vale per questo murales dipinto l'anno scorso a Torino, una sorta di lunga processione di viandanti che rappresentano tutte le popolazioni arrivate a Torino, in particolare nel quartiere in cui è stato dipinto questo muro, Madonna di Campagna, che è un quartiere leggermente periferico, tutte le popolazioni appunto che sono arrivate in questo quartiere nei secoli, in questi due secoli principalmente, partendo da, vedete il personaggio sulla sinistra con un fagotto sulle spalle, dalle popolazioni, dalle valli piemontesi intorno Torino, seguite da popolazioni dal meridione, poi dall'est, dai Balcani, dal Sud America, fino all'ultimo personaggio nero, quello curvilineo, diciamo così, dall'Africa. Ora, questa processione molto semplice, molto elementare anche qua come rappresentazione, come significato, vuole un po' parlare, no, dei nuovi arrivati oggi del quartiere, mettendoli in relazione con quelli che si sentono un po' più autoctoni, ma che magari anche loro sono stati nuovi arrivati 60 anni fa o 100 anni fa. Come vedete, anche qua, questo magari emergerà anche più tardi, dopo vedremo, non c'è mai un uso spinto di colori o di grafiche violente per quello che riguarda il muralismo pubblico, si tratta tutto di toni molto pacati, bianco, nero e magari un colore di sfondo, perché l'idea fondamentale a cui teniamo è quella di trasmettere un messaggio chiaro, in modo molto semplice e comprensibile anche da tutti. Questo che vedete è un altro lavoro sempre sul tema del viaggio, dipinto da pochissimo a Sulmona,
anche qua tantissime storie e significati. Quella principale racconta di questo dromedario trovato in un rilievo di una tomba di un mercante del primo secolo a Sulmona, oggi conservato nel Museo Civico della città, un dromedario che portava vino e altre merci, delle quali non sappiamo bene il tipo, la tipologia, in Oriente. È stato testimoniato proprio un fitto commercio, una rete di commercio tra l'Oriente e l'Italia centro-meridionale, tra cui soprattutto i territori intorno a Sulmona, e questo mercante sulmonese si era voluto far incidere nella sua, diciamo, nel suo piccolo monumento funebre un dromedario che porta appunto questi beni in Oriente. Ora, questo murales qua, come anche i precedenti che vi ho appena mostrato, partono tutti da uno studio del territorio, ovviamente. L'idea di trasmettere un messaggio, un significato, qualcosa è l'obiettivo primario, ma per farlo si parte da uno studio del territorio, degli abitanti, in questo caso di Torino. Ad esempio, lo studio delle migrazioni degli ultimi 2 secoli nel quartiere di Madonna di Campagna e anche alla distribuzione delle minoranze etniche della popolazione oggi nel quartiere. In questo caso di Sulmona c'è tutto uno studio appunto sulla storia del posto, cercando possibili link con altri posti, come ad esempio è stato l'Oriente in questo caso. Tutti esempi per dire che cerchiamo di parlare del presente sfruttando gli esempi del passato, come un po' stampella, diciamo così, per delle tesi di incontro, riassumiamolo così. Questo murales qua invece è un po' più, ve lo mostro perché è particolare la sorte e diciamo quello che ha suscitato dopo la sua realizzazione. Il murales in sé è stato realizzato a Bruxelles nel 2019, e affrontava un tema abbastanza delicato, soprattutto per i belgi, che è quello del colonialismo belga in Congo. Anche qua abbiamo studiato per un po' di mesi, vari testi, sul colonialismo del Belgio in Congo, approfondendoli poi là, a Bruxelles, e abbiamo cercato in quel fregio che vedete in alto, su un fondo grigio, che è un dettaglio evidenziato anche nella parte bassa. In questo fregio abbiamo cercato di riassumere tutte le fasi di quella che è stata un po' una conquista, poi occupazione e poi diciamo una presenza abbastanza ambigua del Belgio in Congo, anche qui dall'Ottocento fino ad oggi. Quindi si passa da fasi di schiavitù a sfruttamento delle risorse come l'avorio, la gomma soprattutto, ai famosi tagli delle mani di Leopoldo, del re Leopoldo, fino al passato più recente del Belgio ormai Stato e non più monarchia. Ecco, tutto questo fregio con il racconto del rapporto tra Belgio e Congo è sorretto da queste due figure, rispettivamente un belga e un congolese, che entrambi hanno sulle loro spalle questo passato ingombrante e faticoso da sostenere. Ora non si vede molto nell'immagine, ma entrambi stanno piangendo nell'atto di sostenere questa memoria. Ecco, questo è quello che è successo al muro dopo neanche una settimana dalla sua pittura. Noi eravamo appena ripartiti da Bruxelles e gli organizzatori del progetto ci hanno mandato queste foto. Premetto che la nostra concezione di lavorare nello spazio pubblico lascia totale libertà d'azione poi all'osservatore, nel senso che noi lasciamo un contributo che può essere un disegno su un poster di carta o un murales destinato a durare 10-20 anni, ma non mettiamo il bollino di autoreferenzialità sopra, lasciando totale libertà a chiunque voglia agire su quello nel modo che più ritiene opportuno, da chi lo fotografa perché gli piace, a chi può strappare un manifesto perché non è d'accordo, a chi può anche fare una cosa di questo genere. Ora, analizzandolo meglio questo gesto qua, abbiamo notato che non si tratta assolutamente dello sfregio di qualche ragazzino, come non si tratta della copertura di un writer locale che si è visto
coprire magari i suoi graffiti o i suoi disegni, ma se vedete questo imbrattamento ha delle caratteristiche molto puntuali, è usata questa vernice rossa, ci sono varie impronte di mani rosse quasi insanguinate, ci sono alcune scritte tra le quali CKK che si riferisce al gruppo belga di estrazione mineraria in Congo che tuttora opera, tuttora è attivo. La morale di questa storia secondo noi è che probabilmente gli autori di questo gesto avevano le stesse finalità nostre del dipinto, cioè di denunciare i crimini del Belgio in Congo, e hanno usato questo modo che può essere condivisibile o meno, ma che comunque esprime una violenza subita, restituita in un certo modo. Non abbiamo cercato poi gli autori del gesto, ma credo comunque che sia significativo il risultato di questo lavoro e del gesto, perché trasmette forse proprio come tale rapporto tra Belgio e Congo sia ancora per certi versi irrisolto. Poi se volete anche di questo ne parliamo più approfonditamente. Proseguo con un altro lavoro abbastanza diciamo così potente a livello di significato. Qua siamo a Marzabotto e invitati da Pennelli Ribelli, un festival che a Marzabotto e a Lama di Reno lavora da qualche anno per tenere viva la memoria dei partigiani, ma anche di attualizzarla, no? rendendola attuale anche con la realizzazione di opere pubbliche come questa, oltre che tante altre attività. Dopo questo invito abbiamo ragionato un attimo su cosa potevamo fare. Qua vedete che al centro c'è una parte, questa montagna bianca, in cui si parla in modo stretto di quello che è accaduto a Marzabotto, cioè dell'eccidio di Montesole, con 900 e oltre vittime, soprattutto civili. Non ci volevamo limitare a fare un monumento a, nel senso, è importante ricordare questi avvenimenti, però tutti sappiamo che l'Italia è piena di targhe, monumenti e corone di alloro, dove spesso poi rimane un po' una lettera morta lì, spesso dimenticata. Quindi non volevamo fare solo un monumento a, volevamo partire da quello, ma fare un discorso un po' più ampio, che è rappresentato da questi tre personaggi che vedete ai lati di Montesole, che vediamo qua un po' più grandi. Partono dal 19 al 38, poi si passa, lo vediamo in realtà in quella piccola, agli anni della guerra, fino all'ultimo, che è quello nel 2018. Sono personaggi appunto che attraversano l'Italia dall'avvento del fascismo alla promulgazione delle leggi razziali fino Sì, abbiamo perso, non so se tu ci senti, però dobbiamo tentare di recuperare la conversazione. Non so, prova a refreshare la pagina e magari dovrebbe andare. Attendiamo che si riconnetta e poi riprendiamo da dove ci eravamo bloccati.
Hai un suo numero di telefono eventualmente per. Sì, gli sto dicendo di riconnettere, cioè di rientrare nella riunione. Perdonatemi, mi sentite? Sì, ti Adesso sento. sì. È stato un problema tecnico in tempi di lockdown vari. Riuscite anche a vedere qualcosa? No. No, vediamo tutto nero. Allora, proviamo così. Ecco qua, ci siamo? Adesso Sì. sì. Non so dove mi avete perduto, forse qua. Sì, sul 2018 ti abbiamo perso. Stavi spiegando l'anno 2018 dopo aver presentato le leggi razziali nel periodo fascista, stavi spiegando questa immagine del 2018. Esatto, questo 2018 era un po' un parallelo, riprendendo quello che si diceva, certi discorsi, no? Negli anni 30-40, che vedete sulla sinistra, quel personaggio, quell'italiano degli anni 40, dice: è tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Qua sulla sinistra vediamo un personaggio nel 2018 che, con tempi differenti e contesti differenti, grida però: difendiamo i confini, stop invasione, e sventola una bandierina piccola con scritto: prima io. Ecco, questo esempio qua, anche qui, parte da un fatto storico che è quello di Montesole e poi analizza certe mentalità, certi discorsi che in modi diversi continuano a esistere. E sempre sulla scia del lavoro a Marzabotto c'è questa serie di poster abbastanza provocatori che hanno ricevuto tanto successo quanto critiche. Critiche da molte parti, sia da appunto diretti interessati che erano coinvolti dal manifesto, quindi ad esempio fascisti, come poi vedremo, sia da persone di sinistra che comunque hanno visto questi manifesti non adatti per veicolare un certo messaggio. Anche di questo, se volete, ne parliamo in modo più approfondito. L'idea nostra era quella di rappresentare con queste facce grottesche che vengono tutte un po' a livello grafico da certe satire dell'espressionismo tedesco, da Otto Dix a Grotz e altre cose simili, che guardano l'osservatore in prima persona e parlano all'osservatore dicendo: istruisciti per non diventare come me. Sotto questi volti si vedono le categorie delle persone che parlano, che sono un razzista, un fascista. Qua si vedono altri, un omofobo, un misogino, varie categorie di persone che, secondo il nostro modo di rappresentarle, se istruite, se anche più curiose, se conoscono delle cose, magari non ne penserebbero di altre. Questi manifesti che vedete sono attaccati tutti negli spazi predisposti all'affissione, come questi, che qua non erano autorizzati, mentre qua, ad esempio, a Macerata sono stati attaccati con affissioni autorizzate, stampati affissi da associazioni del posto. Perché va detto che questi disegni, come molti altri, no, sono liberi, scaricabili gratuitamente e ognuno può farne quello che vuole. Noi non abbiamo i diritti su queste grafiche. Quindi questo ha prodotto che numerose persone in giro per l'Italia li stampassero e appunto li attaccassero
in modo illegale oppure in modo legale, oppure li portassero nelle scuole, oppure insomma che ne facessero l'uso che avessero preferito. Ovviamente la risposta a questi manifesti è stata altrettanto violenta corrispettivamente al messaggio che portano. Come vedete qua, molti manifesti sono stati strappati, soprattutto va detto quello razzista e quello fascista, e sono successi anche casi come quello sulla destra di persone che hanno riscritto manualmente il messaggio cancellato da chi lo aveva invece strappato. Per un discorso un po' più completo vi dico la mia personale opinione su questi lavori, che sono nati molto di pancia e molto spontaneamente. Vedete, sono del 2018, quindi pieno periodo dei porti chiusi e situazioni analoghe, quindi sono dei manifesti di pancia sicuramente molto diversi dai murales che avete visto prima, che invece cercano di raccontare un fatto in modo più strutturato, più storico, anche più pacato. Va detto che noi usiamo il poster non autorizzato, illegale e temporaneo come questi, fatto di carta e colla, come mezzo anche più provocatorio, più violento per dire certe cose di cui abbiamo l'urgenza di parlare, rispetto al muralismo che magari, per quanto ci riguarda, ha un tono un po' più pacato e più lento, anche perché chi si ritrova davanti a un murales dipinto magari può vederlo per 10-20 anni davanti a casa sua, a differenza di un poster così che magari tra un mese va via. Quindi questo è per spiegarvi un po' meglio anche la tipologia di queste affissioni, che non sono le uniche. Questi sono due altri manifesti che vi faccio vedere rapidissimamente, giusto per ricordarvi che la pratica basilare di Guerrilla Spam è quella dell'affissione di poster, quindi disegno o stampa di una grafica che sempre ha un messaggio, quasi sempre in bianco e nero, e affissione sul muro. Sulla sinistra è un poster molto vecchio, cioè vecchio, di qualche anno fa, del 2015, che ritraeva l'italiano medio con occhi e orecchie tappate, al sicuro con le pantofole, in questo isolotto, ignaro di tutto, anzi ignaro, consapevole ma non curante di tutto quello che lo circonda. Mentre sempre sullo stesso tema ma affrontato in modo diverso, questo poster sulla destra del 2019 rappresenta un po' un inferno dantesco che sicuramente a livello anche grafico è ripreso molto da gli inferni medievali o certe rappresentazioni fiamminghe, ad esempio Bosch e Bruegel. Rappresenta un po' la situazione di questi anni in Libia, quindi un vero inferno, contrapponendola a questa frase sotto, che poi è un po' il titolo del lavoro, Libia, un porto sicuro. Quindi questo contrasto tra una situazione reale e certe dichiarazioni che sembrano totalmente all'opposto rispetto a quella che è la realtà. Anche questo un'altra affissione di poster. Qua si parla della situazione del Niger dall'Ottocento sino ad oggi, quindi con tutti diciamo gli influssi all'inizio arabi, poi francesi, poi europei in generale negli anni 2000, anche con interventi italiani. Affronta un po' la situazione sociale e politica del Niger in questo excursus storico cronologico. Anche qua vedete il manifesto è attaccato negli spazi dell'affissione. Anche se non autorizzato, il passante può pensare che è un manifesto vero, che magari è una pubblicità o qualcosa di simile, e magari è più invogliato a leggerlo, a ascoltare cosa raccontano queste immagini, piuttosto che vedere un manifesto attaccato casualmente in un muro che sembra molto più illegale di questi. Questo infine è un progetto un po' più ampio, sempre che utilizza i poster, che abbiamo realizzato nel 2019 partendo dalla Grecia, arrivando in Serbia e seguendo quella che era la vecchia rotta balcanica dei migranti che tentavano di arrivare in Europa, rotta che oggi non esiste più con la chiusura di certi paesi che ben conoscete nell'est. Il titolo, il gioco, la rotta balcanica dei migranti, ricorda proprio il nome
dato dai migranti stessi che percorrevano questa strada, the game, il gioco, perché arrivare in Europa era veramente un gioco molto difficile da praticare. E quello che abbiamo fatto, dopo una prima fase di documentazione, abbiamo scelto per ogni paese nel quale siamo passati una testimonianza reale, una frase che vedete qua riportata sotto l'immagine, di una persona che ha subito maltrattamenti in quel paese. In questo caso vedete questa frase di Dume, un ragazzo del Camerun, che in Grecia, qua vedete la scritta, dice: avevamo solo 2 ore al giorno in cui ci era permesso uscire dal container, il resto del tempo stavo seduto in un piccolo spazio con altri 15 uomini. Questa citazione è ripresa da interviste e discorsi verbali più ampi, atti più ampi, che noi abbiamo estrapolato per prendere appunto una piccola testimonianza di un migrante in ogni paese, alla quale poi abbiamo affiancato un'immagine da noi illustrata. Il manifesto è stato attaccato poi in quel paese. Questo lo vedete ad Atene, è il primo in Grecia. Qua siamo a Sofia, in Bulgaria. Questo è un altro lavoro a Nis, un paesino in Serbia. Anche qui, non so se riuscite a leggere dagli schermi, ve la leggo io questa. Questo ragazzo Mayed, non so come si pronuncia, dell'Afghanistan, ha lasciato in questa intervista questa frase che dice: la polizia ci ha obbligato a toglierci tutti i vestiti e sederci nella neve, ci hanno versato addosso acqua fredda. Sono frasi piccole, anche quasi simboliche, ma che trasmettono un po' un piccolo flash di quello che certe persone hanno vissuto in questo percorso. Qua siamo a Skopje, in Macedonia, un altro lavoro. E poi passo in ultimo a farvi vedere questa azione, anche per testimoniare appunto la pluralità di linguaggi e tecniche che cerchiamo di usare, anche mantenendo gli stessi obiettivi e finalità, cioè quelli di parlare dell'incontro con l'altro, di altre culture, o di lavorare in un senso antirazzista, appunto. Qua siamo a Venezia e questa azione è stata realizzata al compimento di un viaggio che è partito a Tirana, dove, invitati alla Biennale Mediterranea di Tirana del 2017, ci siamo documentati molto su quel paese, l'Albania, e soprattutto anche con i rapporti passati dell'Italia verso l'Albania. Ora tutti conosceranno bene gli sbarchi degli anni 90 degli albanesi nel meridione, ma facendo questa ricerca e partendo da questi abbiamo scoperto, grazie a una storica di Venezia bravissima che si chiama Lucia Nadin, delle fonti che raccontano innanzitutto di questo statuto, diciamo, medievale che esisteva in Albania, gli statuti di Scutari, ma soprattutto abbiamo scoperto di un episodio di accoglienza in cui i profughi albanesi nel 1400, in fuga dai turchi che invadevano i loro territori, furono accolti totalmente, chiunque chiedeva aiuto, dal governo della Serenissima da Venezia. A questi profughi albanesi del 1400 Venezia garantì una politica di accoglienza incredibile. Vi faccio solo degli esempi brevi: alle donne a tutti si affidava innanzitutto una casa, agli uomini un lavoro, cercando anche di rispecchiare i lavori che questi profughi avevano in patria, alle donne appunto una casa con una dote, anche alle figlie femmine e ai figli maschi l'istruzione. Tutta questa politica di Venezia nei confronti degli albanesi nel 1400, che ovviamente aveva anche risvolti economici, di rapporti economici con l'Albania, ha prodotto un'integrazione che nell'arco di 100 anni ha assimilato totalmente gli albanesi a Venezia. Oggi restano alcuni esempi di questo passaggio degli albanesi. Se siete stati a Venezia avrete visto le varie calle degli albanesi o campo degli albanesi, esistono dei posti che ricordano questo incontro, ma gli usi e i costumi, le tradizioni degli albanesi sono stati assimilati dai veneziani e viceversa. Quindi una politica di accoglienza può esistere e può dare dei frutti, questo era il concetto basilare. Quindi dopo Tirana abbiamo scelto di fare questa azione a Venezia,
arrivando con una barca, ovviamente un'azione non autorizzata, anche qua, dal titolo Compiti per casa, nella quale abbiamo realizzato questi abiti e questa bandiera che si chiama Bandiera dell'Accoglienza e racconta appunto alcuni di questi fatti. Ma soprattutto abbiamo preparato dei piccoli quadernetti di compiti, che vediamo meglio qua, appunto Compiti per casa, dei quadernetti che davano al passante dei compiti elementari, perché secondo il nostro punto di vista quello dell'accoglienza è un problema elementare alla base, cioè aiutare chi chiede aiuto, il fulcro di tutto. Quindi ridurre questa problematica così ampia dei flussi migratori che spesso sfugge a un problema elementare attraverso alcuni esercizi di materie come scienze, vedete qua, che è un esercizio sulle migrazioni degli animali, geometria, che è un esercizio sui confini aperti o chiusi, e altri che ora non vedete qua, che sono solo 3 immagini. Questi quadernetti li abbiamo distribuiti, qua vedete un passante che l'aveva preso, e qua vedete proprio le fasi di distribuzione dei compiti per casa a tutti gli abitanti o i turisti o chi si trovava nel passaggio, e allo stesso tempo con il megafono raccontavamo questi compiti per casa. Ovviamente la casa, questi compiti per casa, è un'accezione anche alla casa di tutti, nel senso l'Unione Europea, questa casa nella quale tutti dovremmo condividere certe cose. Concludo con queste 3 ultime slide che vi raccontano un po' invece i laboratori che abbiamo un po' affinato in questi anni, imparato anche sulla nostra stessa pelle, soprattutto sulla pelle di chi partecipa, perché nessuno ci ha mai dato un metodo pedagogico per farli, quindi è tutto cresciuto un po' con l'esperienza. E sono laboratori che vengono strutturati così. Partiamo con un gruppo equo di italiani autoctoni che vivono in un posto e un gruppo equo di stranieri che quasi sempre sono africani. Faccio una premessa: alcuni anni fa noi abbiamo studiato, 2 di noi abbiamo studiato arte africana e abbiamo approfondito queste conoscenze poi attraverso altre esperienze che non vi sto qua a raccontare, ma assolutamente questa preparazione è essenziale per riuscire a interagire poi con un pubblico che ha una cultura e una preparazione diverso dal nostro, anche perché nei primi incontri, come vedete questo qua nella foto, si inizia, anzi prima di questo che vedete, si inizia separatamente con il gruppo di italiani a raccontare un po' cose dell'arte, della cultura dell'altro, quindi dell'Africa. E con viceversa, con il gruppo degli africani, si inizia singolarmente a raccontare e mostrare un po' di immagini e parlare per quanto riguarda la cultura italiana e l'arte italiana. Spesso ci concentriamo su quella del posto in questione. Dopo questi 2 incontri c'è un terzo incontro in cui si mescolano i 2 gruppi, quindi ci si conosce tutti, come vedete nella foto, e si inizia a conoscersi disegnando. Ci sono tutti degli esercizietti e giochetti molto facili. Vedete in realtà sul muro proiettata un'immagine che mescola teste provenienti da maschere africane dell'Africa subsahariana e teste della civiltà etrusca, perché qua ci trovavamo ad Arezzo, in realtà a Prato Vecchio, Stia, in Casentino, in provincia di Arezzo. In questi laboratori mescolati si mescolano appunto le immagini. E ad esempio in questo caso abbiamo prodotto delle statuette, degli oggetti in argilla che mescolassero i tratti della cultura italiana, europea, etrusca e quella dell'Africa subsahariana. Abbiamo scelto le statuette perché in quel territorio famosissimo è un lago, una località nella quale sono stati ritrovati tantissimi idoli, degli statuette, dei bronzetti etruschi che vedete un po' qua nelle foto, che sono conservati qua nel museo di Bibbiena. Quindi le statuette che abbiamo realizzato partivano sia dalla statuaria africana, ma anche prendevano spunto dai bronzetti etruschi del posto. Essenziale, dopo gli incontri di laboratorio, abbiamo fatto la visita al museo. Questa è una cosa che facciamo sempre in ogni laboratorio. Qui vedete il direttore Trenti del Museo di Bibbiena archeologico che ha fatto la visita guidata al gruppo, perché crediamo che è essenziale innanzitutto avere un riscontro
con un fatto storico, nel senso lavoriamo su un incontro, ma vediamo da dove siamo partiti, no? E poi le statuette che loro hanno realizzato in questo caso prendevano spunto da queste, quindi è stato anche bello vedere gli originali. Il risultato finale, la restituzione, è stato questo, questa installazione che abbiamo chiamato Organismo, che rappresenta un po' il modello di città, una nuova città nella quale sono fuse statuette, quindi persone di varie provenienze con vari tratti mescolati tra loro, vari abitanti che vivono tutti in questo spazio. Il secondo esempio è di Macerata, un laboratorio simile nella procedura, quindi si inizia sempre con degli incontri separati, degli italiani, poi degli africani, e degli incontri poi in cui ci si conosce e si lavora insieme. Qua non abbiamo lavorato sulle statuette, ma sulle bandiere, partendo dall'idea di queste bandiere del Ghana, della popolazione Fante, che si chiamano bandiere Asafo, bellissime, che anche queste bandiere Asafo provengono da tante influenze anche europee. Ora non abbiamo tempo di parlarne, tra l'altro da queste bandiere Asafo è nato anche un altro progetto di cui non vi parlerò qua oggi, che è Ultrabandiere, per carenza di tempo, però se volete ne approfondiamo dopo. Quindi siamo partiti dal discorso delle bandiere e ognuno ha creato, come le bandiere Asafo, una sua bandiera che raccontasse qualcosa della sua storia. Anche qui contro l'idea, in opposizione diciamo, e alternativa all'idea di una bandiera nazionale identitaria, abbiamo creato delle bandiere che narrassero delle cose anche private, racconti personali, storie, sogni, qualsiasi cosa che ognuno voleva esprimere, quindi delle superfici per esprimersi. La cosa significativa di questo laboratorio a Macerata è stata poi la restituzione, cioè la parata di bandiere che abbiamo fatto nelle vie della città. Calcolate che questo progetto è stato organizzato dal Ratatà Festival, un festival internazionale importantissimo che porta artisti da tutta Europa e dal mondo a Macerata, che purtroppo adesso non esiste più forse, o esisterà in altre forme, e il Ratatà Festival si è sentito di promuovere questa cosa a pochi mesi dai fatti, i famosi fatti di Macerata, quindi Luca Traini e quant'altro, e è stato un momento veramente bello, perché qua vedete anche le facce di alcuni abitanti. Gli abitanti molto timorosi e paurosi di Macerata hanno accolto questa parata in modo sorprendente. E credo che uno dei punti di forza di questa parata fosse stato il fatto di non essere caratterizzata in un modo unico, cioè non era la manifestazione di un'associazione o di un centro sociale o degli africani o degli italiani, non era una manifestazione di solo anziani né una di bambini, era un mix di tutte queste cose. Quindi chi si trovava per le vie a vedere questa processione di bandiere colorate innanzitutto era un po' frastornato, non capiva bene cosa aveva davanti, e forse questo non capire iniziale può essere anche la chiave per sbloccare persone che per partito preso magari non accetterebbero certe cose. L'ultimo laboratorio è quello a Riace, stessa modalità, quindi incontro, ora qua non ci sono le foto, però incontro iniziale con gli africani, con gli italiani, passaggio al museo. Qua vedete il museo che c'è a Riace dell'antica Kowloon, con l'archeologo Francesco Cuteri, che è stato gentilissimo, una persona splendida che ci ha portato e ha lavorato con noi in tutti quei giorni di laboratorio, e ha fatto vedere soprattutto ai ragazzi africani i resti e le testimonianze di quei coloni e migranti, anche greci, che in passato erano già scappati prima loro, se ne erano andati loro dalla loro terra per mancanza di terra, cibo e quant'altro. Quindi è stato molto significativo anche qua ritornare un attimo sul passato per poi parlare delle cose di oggi. E qua invece abbiamo dipinto un murales, quindi stesso inizio, stesse lezioni, stesso passaggio al museo, stesso contributo di un esperto del posto, in questo caso Francesco Cuteri, nel Casentino era il direttore del Museo Archeologico Trenti, e la restituzione che è diversa, però un murales che è stato realizzato da questo gruppo, non solo di africani in realtà, perché c'erano anche pakistani, siriani, vedete la signora qua,
era la madre di questa famiglia che era siriana. E questa è la restituzione finale del murales quasi finito, con questi volti mescolati e queste tre porte che sono un po' la porta dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa su Riace. Questo progetto è stato fatto in quegli anni un po' sul finire dell'esperienza Lucano, con il suo supporto per realizzare tutto. Ovviamente ora la situazione a Riace è decisamente diversa da come è stata vissuta da noi quell'anno, che è stato veramente un progetto molto particolare. E concludo con questa, che è l'ultima immagine, della spiaggia a Riace, accanto al sito archeologico di Kaulon, dell'antica Kaulon, accanto al museo che avete visto prima, il museo archeologico, perché dopo la visita al museo l'archeologo Francesco Cuteri ha portato tutto il gruppo su questa spiaggia, che è la spiaggia del sito archeologico, bellissima, la stessa spiaggia sulla quale sono arrivati tantissimi anni fa i coloni e migranti greci, le stesse spiagge e coste sulle quali negli anni 90 sono arrivati i curdi, i primi curdi, e le stesse coste sulle quali oggi arrivano questi ragazzi africani che ad esempio erano al nostro laboratorio. E devo dire che questo sulla spiaggia è stato forse il momento più toccante e particolare, di trovarsi tutti lì a guardare il mare insieme e ragionare su queste cose. Si torna un po' al punto di partenza, da dove ho iniziato a raccontarvi. Parliamo di cose attuali, ma prendiamo l'esempio della storia, perché forse scoprendo queste cose, conoscendole anche in modo semplice, così, delle cose che sembrano paurose o strane oggi, vediamo che sono le cose più naturali e più semplici del mondo. Io ho concluso e aspetto voi adesso. Bene, grazie davvero. Insomma, penso di interpretare, come dire, l'opinione e il sentimento di chi ci ascolta, soprattutto del gruppo promotore di questi incontri. È stato un viaggio meraviglioso. Ti avrei ascoltato ancora di più, perché evidentemente questa vostra esperienza artistica, comunicativa, è talmente densa che, come dire, insomma, le cose che avete smosso e soprattutto le cose che spero emergano nella discussione siano significative e importanti. Prima di iniziare le mie osservazioni, volevo leggere un piccolo messaggio di Andrea Dainese, che tutti noi ringraziamo perché è stato ha partecipato a tutti i nostri incontri, lo ringraziamo, è stato veramente fedele alla linea, come si diceva una volta, e ha scritto secondo me un messaggio molto bello che io vorrei leggere a tutti prima di iniziare, ovviamente, la discussione con le mie piccole osservazioni. Andrea scrive, lui scrive: oggi è la giornata della disabilità aperta dalla Presidenza della Repubblica. Sarebbe bello che gli operatori delle strutture residenziali si avvicinino a queste forme di arte, rendendo protagonisti i pazienti di malattie mentali che anche voi, credo, condividiate. Ciao. Sì, assolutamente, penso che ovviamente tutto quello che sono le vulnerabilità, il razzismo e chi lo subisce, e ovviamente anche le disabilità mentali e tutto quello che ha ricordato Andrea, effettivamente l'arte, credo che sia, questo tipo di esperienza sia assolutamente decisiva, e credo anche qui di interpretare il sentimento di tutti, e condividiamo questo messaggio introduttivo anche a ricordo della giornata mondiale sulla disabilità. Bene, tornando all'argomento e alla presentazione di Andrea e dei Guerriglia Spam, di questo collettivo, io mi sono appunto tre cose. Veramente avrei da dire tanto, però fortunatamente con Camilla ci siamo incontrati prima con Andrea per organizzare questo incontro, questo seminario, dunque lì mi sono un po' sfogato, ci siamo sfogati, e adesso riduco un po' le mie osservazioni solo su tre punti. Il primo è una considerazione a livello generale, che è questa. Sto leggendo un po' gli appunti. Allora, che mi sembra che questo lavoro artistico, questo lavoro comunicativo, e anche, come abbiamo visto alla fine della tua narrazione, della tua presentazione, anche partecipativo, cioè di importante coinvolgimento, no? Dei cittadini, qualsiasi colore essi abbiano o di qualsiasi appartenenza nazionale essi siano.
Ecco, era interessante perché c'è un filo rosso di contagio. Uso questa parola ovviamente un po' anche, mi dire, esito di quello che stiamo vivendo in maniera drammatica, ma qui invece c'è un contagio positivo, una contaminazione tra tanti linguaggi, a partire appunto dalla vostra contaminazione del linguaggio artistico, del vostro segno grafico, che è esito di questa contaminazione. E questo crea costantemente, secondo me, un linguaggio, un meticciato comunicativo estremamente importante e interessante. E credo che l'antirazzismo passi attraverso questo contagio, questa contaminazione, questo meticciato, passa attraverso questa necessità, questa urgenza di aprirsi e di contaminarsi l'uno con l'altro. Ovviamente voi l'avete fatto attraverso l'arte, ma questo è un messaggio che deve in qualche modo poi ampliarsi a tutte le sfere della quotidianità, della collettività. E questo mi sembra veramente un messaggio straordinario del vostro lavoro. Poi ovviamente un'altra questione che mi ha molto colpito, e anche qua invito una riflessione, che avete fatto un lavoro di ricerca, cioè avete in qualche modo siete sempre stati molto attenti, su questo un sociologo o una sociologa avrebbe molto, insomma, sarebbe molto d'accordo, siete stati attenti alle voci che avete raccolto, avete fatto quasi una ricerca antropologica, sociologica sul territorio, per assumere tutte quelle caratteristiche che quello spazio, quel territorio, quelle genti che avete coinvolto in questo racconto, in questo segno grafico, vi ha appunto raccontato e dato anche la possibilità di disegnare, di comunicare. Anche qui molto interessante, cos'è che emerge da tutta questa ricerca che avete fatto, avete svolto, questa ricerca socio-antropologica? Sempre la stessa identica matrice, cioè scopriamo, forse qualcuno non se n'è ancora accorto, solo qualche appunto razzista, xenofobo, come avete segnalato anche nei vostri manifesti, che effettivamente tutte le culture sono multiculturali, c'è poco da fare. E mi ha molto colpito il tuo racconto, il vostro racconto, su come appunto a Venezia l'integrazione degli albanesi, ma anche altre questioni che hai riportato, di come queste comunità non sono comunità chiuse, ma sono esito, sono stratificazioni di incontri tra culture diverse, ma anche di scontri, ci mancherebbe, non è che ci nascondiamo, no? L'incontro tra le culture non è mai sempre, no? Anche pacifico, però che in qualche modo poi emerge linguaggi nuovi, società nuove, e senza meticciato, senza contaminazione, senza contagio culturale, difficilmente, no? Le società si evolvono, no? E questo mi sembra veramente un messaggio straordinario del vostro lavoro in generale. Ultimo punto, poi mi taccio e lascio la parola, abbiamo sempre questa mezz'oretta, 40 minuti di condivisione, di domande. Ecco, e qui invece ho proprio una piccola osservazione sull'arte pubblica. Voi ovviamente siete promotori, siete realizzatori di arte pubblica. L'arte pubblica ovviamente riempie gli spazi pubblici, riempie gli spazi. Noi attraversiamo la città e ci imbattiamo in un disegno, in un messaggio grafico dei guerriglia spam. Benissimo. Allora lì sarebbe, io ti chiederei, e questo più che un'osservazione è anche una domanda che mi piacerebbe porti, e te la pongo, è questa. Se avete considerato, l'hai già detto in parte, ma vorrei chiederti un ulteriore approfondimento o ulteriori osservazioni, come ovviamente c'è un segno grafico, dunque un segno estetico che va a riempire un vuoto, va a riempire un muro, va a riempire, no, tutto quello che in qualche modo poi rende migliore, no, fruibile uno spazio, no, con dei disegni, con un messaggio. E volevo chiederti se vi siete chiesti, in parte l'hai già risposto facendoci vedere come a Bruxelles sono intervenuti quelli della miniera, no? E mi è piaciuto moltissimo questo, il fatto che il vostro murales abbia dialogato a distanza, no? Con, no? Con questo, forse in quel caso, in quel racconto che avete fatto di Bruxelles, addirittura c'è un complemento del vostro messaggio. Forse era necessario quell'intervento, quelle macchie di rosso, quel sangue sostanzialmente.
è anche interessante poi la trasformazione dei fascisti che in qualche modo hanno trasformato lo strappo, però anche quello, pur non essendo un messaggio ovviamente che ci piace, però dal punto di vista dell'interazione tra arte pubblica, tra un nuovo messaggio grafico e la interazione col pubblico, anche quello, pur non essendo interessante e piacevole il messaggio. Ecco, allora proprio chiudo su questa domanda. Vi siete chiesti se effettivamente il vostro, questa estetica che promuovete poi ha degli effetti? Vi siete chiesti sugli effetti politici, sugli effetti che possono avere questi interventi nello spazio pubblico? Bene, grazie a tutti, grazie a tutte, e niente, questo era il mio intervento, e tutti gli spazi che avete di comunicazione e di domande ad Andrea sono sia in diretta, sia io e Camilla leggeremo le domande che scrivete anche sulla chat. Grazie. Volevo dire una cosa per fare ordine, di scrivere nella chat se volete intervenire, e poi io e il professor Aglietti vi diamo la parola o leggiamo le domande, in modo che così non ci siano sovrapposizioni di voci. Ho visto che la professoressa Giolo ha chiesto di intervenire, quindi non so se vogliamo rispondere a questa prima domanda e poi fare la domanda possiamo anche raccogliere un po'. Ma io direi di raccogliere un po' di domande, un po' di osservazioni, poi Andrea al limite ci risponde con una sintesi. Cosa dice Andrea? Ti va bene così? O vuoi, come ha detto Camilla, rispondere alle singole osservazioni? No, va bene, raccogliamone alcune. E intanto ho già segnato due cose su quello che mi ha chiesto lei, quindi sì, raccogliamone altre 2, 3, 4 e poi facciamo un turno, no? Che dice Camilla? Va benissimo, allora interagiamo, dai, va bene. Vai. Allora, come ha detto Camilla, professoressa Giolo, a lei la parola. Sì, grazie. Io avevo una curiosità da giurista, diciamo, perché lei ha ribadito più volte la questione dell'azione sul piano della illegalità, tra virgolette, no? Cioè l'utilizzo di spazi al di fuori delle regole stabilite per la fissione e così via. E mi chiedevo questa cosa e vorrei così chiederla anche a lei per avere un suo parere, perché mi suona come una specie di cortocircuito, in questo senso: i temi che voi affrontate non sono temi illegali, tra virgolette, cioè sono anzi questioni rilevantissime che hanno a che fare con i principi fondamentali che reggono gli stati costituzionali contemporanei, no? Voi fate discorsi di eguaglianza, di integrazione, di inclusione, trattate il tema dei diritti, della libertà, appunto questioni che sono al cuore della legalità, non al di fuori della legalità, no? E quindi mi chiedo perché invece li poniate in modo illegale, tra virgolette, perché poi non sono convinta che sia la parola giusta, illegale in questo caso. Però comunque la parola che ha utilizzato lei, e comunque si tratta di violazione di regole relative appunto agli spazi della fissione, e mi chiedo appunto se questo cortocircuito, cioè come funzioni questo cortocircuito, cioè se riesca a affermare o a sostenere che questi temi sono dove? Sono al di fuori del diritto e dei diritti allo stato dell'arte, o sono invece appunto il cuore del diritto e dei diritti? Cioè, queste immagini è come se stessero fuori dall'architettura dello spazio giuridico e politico che ruota attorno ai diritti e ai principi, mentre sono immagini che stanno dentro l'architettura è dentro il cuore dei diritti e dei principi fondamentali dei nostri stati. Non so se sono riuscita a spiegarmi. Sì, perfettamente. Se volete risponderei già a questa cosa, che è abbastanza complessa e anche bella come osservazione, e al professor Aglietti intanto. E allora, sul discorso dell'illegalità o del non autorizzato, facciamo una premessa dicendo che
noi come Guerrilla Spam, cioè io e altri ragazzi, quando avevamo 19-20 anni, abbiamo iniziato la nostra esperienza artistica, diciamo così, che non sapevamo nemmeno fosse un'esperienza artistica, disegnando delle cose con dei messaggi e attaccandole nelle strade, appunto senza chiedere il permesso, diciamo così. Quindi per un'esigenza nostra di dire qualcosa e di comunicazione, diciamo, generalizziamo così. Negli anni la cosa si è evoluta e adesso facciamo murales commissionati da amministrazioni, associazioni, ministero, laboratori nelle scuole, azioni, installazioni nei musei, mostre, tante cose, ma allo stesso tempo manteniamo una certa libertà che ci permette di, se un giorno abbiamo un'esigenza di dire un messaggio, di raccontare qualcosa e non abbiamo sotto mano la galleria che ci può esporre l'opera o il museo o l'aula universitaria, decidiamo di disegnarlo e di attaccarlo in una strada, proprio come esigenza e come la strada come luogo esatto e istantaneo di risposta a questa esigenza. Tra l'altro il pubblico che si trova nella strada è un pubblico eterogeneo, che è molto diverso dal pubblico che va nella fondazione artistica o nell'aula universitaria o anche nell'occupazione abitativa, perché lavoriamo anche nelle occupazioni, cioè cerchiamo su questo di essere il più eterogenei possibili. E condivido il fatto che ci sia un cortocircuito tra i messaggi che non sono per nulla illegali, cioè chiudiamo i porti, per come la vedo io è un messaggio illegale, no? E però lo spazio illegale, e questo è vero, però direi che il punto, cioè, non è appunto tematico quanto proprio che l'agire senza chiedere sempre un'autorizzazione, che tra parentesi è un agire in un certo modo, cioè noi le cose principali che facciamo senza autorizzazione sono affissioni di carta temporanee, non interventi permanenti, no? Di un certo tipo, e che quindi facciamo per un'esigenza molto pratica e per, insomma, per i punti che le ho già detto prima. E oltretutto c'è anche l'esempio di Venezia, del Blitz a Venezia. Avremmo potuto anche chiedere un'autorizzazione al comune di Venezia, possiamo transitare in 8 ore con la barca, possiamo, no? Tutto si può fare, però in modo molto semplice, non ci vediamo nulla di male nel farlo così, e lo facciamo prendendoci i rischi del caso, perché ovviamente certe cose la legge prevede che non siano autorizzate, no? Quindi è tutto a rischio nostro. Le dico, nell'esperienza personale nostra, quando, ed è successo varie volte, di incontrare polizia, carabinieri o comunque forze dell'ordine che ti dicono cosa stai facendo, si è sempre risolto parlando e spiegando quello che uno stava facendo, e con anche l'accettazione di dire ok, va bene. Ecco, questo secondo me è un po' come il controllore che magari una persona non ha il biglietto, ma magari per un motivo, no? Una persona senza reddito e tutto, ci parli, il controllore non ti fa la multa, quello è un po' un successo, cioè, secondo me, nel senso, prendete questo esempio esagerato per dire che le regole servono, però è importante anche discuterne e valutare nei singoli casi, per come la vedo io. E, dico brevemente anche per il professor Aglietti, cerco di non essere lungo, è giustissimo il discorso del lavoro sociologico antropologico di raccolta di dati, che cerchiamo sempre di fare, anche se non siamo né sociologi né antropologi, quindi ci sforziamo e spesso ci appoggiamo a chi invece sa meglio di noi queste cose, no? Io vedo molto bello questa cosa del ruolo dell'artista, che si può appoggiare a persone competenti, come abbiamo fatto nel caso di Venezia con la storica Luciana Dean, come Ariace con l'archeologo Francesco Puteri e tanti altri casi. Cioè è un aiuto fondamentale che poi si vede nel risultato, a differenza che se io mi fossi messo mesi a studiare un testo, no? In modo autonomo. E credo che sia importante questa cosa soprattutto per fare dei lavori nelle comunità che non siano piovuti dal cielo, cioè fare dei lavori in un contesto territoriale che qualcosa dicono agli abitanti, lavorare su, posso farvelo rimetterlo, lavorare in Sardegna a Macomer con, ecco qua,
con questi simboli, con queste figure, con la scritta Sardus Pater sul petto di questo personaggio, comunica molto meglio che un altro tipo di cosa. E mi collego all'ultima cosa del professor Aglietti, riguarda appunto sempre un po' al contesto. Si può parlare di flussi migratori, di incontro, di antirazzismo in tanti modi. Forse lì a Macomer questo murales è più efficace, perché parla comunque dell'incontro con l'altro, rispetto a un'altra cosa, a scrivere porti aperti. Come a Venezia forse era più efficace parlare di un argomento che coinvolgeva i veneziani, come a Riace è stato più efficace parlare ai ragazzi africani dei greci che erano sbarcati lì, portandoli sulla spiaggia, cioè portare degli esempi concreti su quel posto che quelle persone possono vedere e toccare è molto più efficace che parlare in astratto anche di cose che pensiamo giuste, credo. E chiudo qua. Grazie. Romeo, adesso c'è Romeo e poi Silvia Puccini. Io raccoglierei anche queste due osservazioni, domande di Romeo. Sì. Volevo professor Farinella. Prego, a te, a lei. Volevo porre una questione, ma in realtà ha già risposto rispondendo alla professoressa Giolo, e quindi, però, visto che ho la parola, volevo fare una piccola riflessione, perché credo che la sua presentazione sia molto stimolante da tanti punti di vista. La si può leggere in vari modi. Beh, innanzitutto noi abbiamo fatto alcune settimane fa un seminario su spazio pubblico, significati e identità. Ecco, forse col senno del poi sarebbe stato interessante invitare anche voi a questo seminario, perché tutta una serie di questioni che avete posto e che Aglietti poi ha ripreso parlando di arte pubblica, in effetti sarebbero stati di grande stimolo rispetto alle questioni che abbiamo posto. Del resto le città, come dire, storicamente erano ricche di, come dire, di arte pubblica, e che poi col tempo l'abbiamo persa quest'arte, però le città erano dei veri sistemi comunicativi da tanti punti di vista, anche delle loro manifestazioni artistiche. E ho trovato molto stimolante, al di là ovviamente del significato poi profondo della vostra comunicazione, che è poi il tema dei nostri incontri, però come dicevo prima la si può leggere in tanti modi, e anche il vostro percorso artistico a mio parere è molto ricco e mi ha fatto riflettere anche su tutta una serie di cose che voi avete, come dire, direttamente o indirettamente, credo, citato, o perlomeno io ci ho ritrovato, tutto il rapporto tra arte e negritudine che troviamo nell'esperienza, per esempio, dell'arte contemporanea, Picasso, le citava prima, ma anche questa riflessione sul fraintendimento creativo, che in fondo è uno dei temi che ha sempre caratterizzato anche le avanguardie storiche, pensiamo solamente a Duchamp, per esempio. Però ho trovato che siete anche un po' bizantini, diciamo così, nel vostro modo di rappresentazione, perché e nel modo anche di trattare le figure. C'è quel riferimento di Civitanova che mi sembrava di vedere i bestiari marini di Aquileia, ecco questo, che è dei pavimenti di Aquileia, che è veramente una cosa, diciamo così, straordinaria. Poi altre cose le ha citate lei, i riferimenti all'espressionismo, i riferimenti ovviamente all'arte medievale, Bruegel, Bosch e così via. E in fondo anche un po' un atteggiamento sempre avanguardista, un po' da agitprop, quando intervenite, diciamo così, nella città e in un qualche modo scatenate la reazione delle persone. Quindi ecco, è un percorso, diciamo così, molto complesso, molto articolato da questo punto di vista, è veramente molto interessante. C'è una frase che lei ha detto che mi è piaciuta molto all'inizio, quando ha detto, quando una volta ognuno parlava in base a quello che conosceva o che conosce. E mi è venuto in mente mio nonno, che mi diceva sempre questa cosa. Dico questo perché? Perché oggi non succede più. Oggi non è più così vero che ognuno parla in base a quello che conosce, ma spesso si straparla, e questo credo che uno sia dei problemi che ci porta poi spesso anche tra di noi a riflettere su, come dire, questa è la situazione che oggi stiamo vivendo. La domanda non la faccio più perché ha già risposto rispondendo alla professoressa Giolo. Grazie, comunque, veramente molto interessante. Parlo io, Camilla, vado io? Sì, va bene. Diamo la parola a Silvia, va bene? Sì, prego, sì, certo. Silvia Puccini. Sì, salve. Io sono rimasta molto incuriosita dell'episodio di Bruxelles, quindi dell'attacco sul murale. Se volevo sapere se la...
se è stata, cioè, se quindi vi è stata, cioè, vi siete voluti fare un'autocritica, vi siete chiesti come poteva essere fatto in un altro modo, non lo so, forse perché qua giù il razzismo sistematico di una grossa fetta della popolazione è troppo presente, non lo so, o forse è il clima di estrema destra in Belgio che ha fatto che le persone, la minoranza, si sentisse un po' attaccata dal Morales, boh, non lo so, volevo approfondire l'argomento. Rispondo intanto a Silvia. Volevo ringraziare il professor Farinella per quello che ha detto prima, che cioè, molte cose condivido sul discorso soprattutto delle fonti eterogenee, no? Questo è vero, abbiamo fonti diciamo sia artistiche ma anche di tutto, insomma di letterarie, di cinema, di tutto, eterogenee, e cerchiamo di mescolarle anche poi nei lavori, no? Sono cose che un osservatore può capire a più livelli, cioè c'è sempre un messaggio un po' base che si capisce, che tutti capiscono, è chiaro, è semplice, e poi ci sono tante altre cose, no? Magari uno coglie la citazione A, magari coglie altre metafore, altri simboli, eccetera, un po' a stratificazione di lettura. E quindi sì, questo. E per quanto riguarda invece il murales di Bruxelles, rispondendo a Silvia, sì, ovviamente ci siamo fatti molta autocritica, soprattutto con gli organizzatori dell'evento, perché allora partiamo dal fatto che non sappiamo esattamente chi sono gli autori di questo gesto. Dagli indizi che abbiamo capito, vedendo appunto le immagini, poi le persone sul posto, e anche da gli organizzatori e quelli che hanno in gestione il posto sul quale abbiamo dipinto a Bruxelles, che vivono lì, abbiamo avuto un po' di indizi, no? Come le dicevo, il CKK e altre cose. Poi si vede chiaramente che non è l'imbrattamento di un vandalo, ma queste scritte come la mano insanguinata, eccetera, no? Fanno dei riferimenti chiari. Quindi se chi ha compiuto il gesto non la pensava come noi, uno può capire a un atto, no, violento in confronto a un messaggio che non condivide, che sicuramente non condividiamo la sua violenza, però lo capiamo in questo senso. Se invece questo messaggio comunque violento di imbrattare con il rosso è stato fatto da qualcuno che la pensava come noi, evidentemente lì abbiamo sbagliato qualcosa, e io credo che questa sia la giusta interpretazione per quello che possiamo supporre, perché dalle scritte tutto sembra veramente che sia una protesta contro il CKK, questo gruppo di estrazione mineraria. E quindi se te, che la pensi come me, vedi il murales che dico queste cose e lo danneggi, forse c'è un errore di comunicazione tra di noi, forse lui non ha capito bene che noi eravamo d'accordo con lui, o forse noi non ci siamo espressi bene. E questo abbiamo fatto un po' di ragionamenti con gli organizzatori, e sicuramente c'è stato poco contatto, ad esempio in questo caso, con la comunità locale, perché a Bruxelles siamo stati una decina di giorni, poi questo murales era all'interno di altri murales dipinti lì per un progetto europeo, sempre su queste tematiche, però con altri artisti, eccetera, e forse sono stati trascurati alcuni rapporti con gli abitanti. Questo è quello che penso io, la mia opinione personale. Però sì, assolutamente questo gesto va capito e bisogna ragionarci sopra. Di sicuro, come diceva prima il professor Aglietti, anche queste immagini qui non sono decorative. Queste immagini hanno un potere di comunicazione che arriva, e questa cosa a me piace comunque, che le immagini non siano morte. Ovviamente poi i risultati sono i più disparati, come anche questo. Io su questo però appunto vorrei appunto aggiungere, proprio fare un breve intervento in attesa che qualcuno ancora decida di fare qualche domanda o di farle qualche osservazione. Volevo dire che la questione del Congo è un problema molto molto gigantesco. C'è un libro straordinario che non vi invito a leggere perché sono 700 pagine, non vi inviterei a leggerlo perché 700 pagine che si leggono abbastanza velocemente, però è un viaggio nell'abisso. Insomma, il Congo è il paradigma dello sfruttamento, della sottomissione. Penso che chi ci ascolta sa che il Congo è uno dei maggiori produttori di coltan. E noi non possiamo utilizzare quello che stiamo utilizzando in questo momento, cioè i computer o i cellulari, per ascoltarci senza il coltan. Il Congo è stato forse una delle più feroci
dire, Leopoldo II, il re del Belgio e il colonialismo belga fossero uno dei più feroci processi di colonizzazione. E in questo libro di Van Reybrouck, di un po' di anni fa, sono 700 pagine, che è un viaggio nell'abisso. Dunque, secondo me, anche qui c'è un elemento straordinario, potente, quando si vanno a toccare certi argomenti, soprattutto legati a un contesto così complicato. Ricordo che anche il famoso Cuore di Tenebra, che è uno dei testi del nostro immaginario collettivo, a parte poi passato anche per il famoso film Apocalypse Now, è sostanzialmente il racconto del Congo. Dunque, io però qui, no, io, è vero, avete fatto bene a fare autocritica, e su questo sono d'accordo, perché ci vuole sempre, nel momento in cui si espone attraverso un messaggio, che sia un messaggio grafico, politico, anche accademico, bisogna assolutamente poi fare autocritica se ci sono delle risposte. Però io qua devo dirvi che l'ho osservato anche mentre lei parlava, come un complemento, un completamento, mi scusi, proprio del vostro intervento pubblico. E forse qui c'era bisogno di un po' di sangue. Cioè io l'ho letta così, adesso non pretendo che la mia lettura sia ovviamente condivisa e condivisibile, però credo che forse mancava quel pezzo. Ed interazione, che deve fare un'arte pubblica, soprattutto su temi come l'antirazzismo e il razzismo, la denuncia del razzismo, questa interazione mi sembra ricca, straordinaria, e credo che sia effettivamente un elemento che io trovo che, insomma, riempia tutta una serie di discorsi che abbiamo fatto finora, anche quelli che la professoressa Giol, il professor Farinella hanno ricordato poc'anzi sulle legalità, su questo cortocircuito. Qui c'è un cortocircuito che non riguarda più appunto le legalità e le legalità, ma un cortocircuito interessante, comunicativo. Ecco, scusate se vi ho portato via forse qualche minuto in più rispetto a quello che pensavo, ma ecco, era solo questo breve intervento. Scusatemi. Anch'io vorrei fare due domande. Allora, innanzitutto dire grazie perché è stato molto interessante e stimolante vedere tutti questi lavori tutti assieme. Allora, la prima domanda che è un po', diciamo, non lo so, su stimolo della professoressa Giolo è chiedervi, cioè chiederti come è stato influenzato il vostro lavoro appunto dalla nascita, essendo nati a Firenze, quindi come essere, insomma, aver abitato lì e aver deciso di iniziare questo percorso in quella città ha influenzato la vostra, appunto, sia la scelta degli strumenti con cui parlare, sia anche non so, le modalità con cui dire le cose, quindi magari i colori, non so, un certo tipo di grafica piuttosto che altre. E poi magari anche come invece spostandovi da Firenze, andando ad abitare in altri posti, queste modalità siano un po' modificate, oppure se invece sono sempre cercate. Cioè, comunque c'è un tratto molto distintivo che in tutti questi anni, in questi 10 anni, continua a rimanere tale, però insomma, come sarei interessata a capire come il vostro migrare insomma, all'interno dell'Italia ha influenzato i vostri lavori e poi anche se avete in cantiere qualche nuovo progetto e se pensate che ci sia qualche realtà simile alla vostra da tenere d'occhio o comunque con cui potrebbe essere interessante avere un confronto, sia noi come laboratorio che voi come collettivo. Ok, prendiamo qualche altra domanda, magari poi rispondo, come volete. Sì, se altre persone vogliono intervenire, possono scrivere nella chat oppure accendere il microfono.
Intanto ti rispondo. Riguardo il contesto di Firenze, gli inizi, appunto, sì, è interessante fare un ragionamento a posteriori. Come dicevamo prima, nel 2010 abbiamo iniziato ad attaccare i primi manifesti a Firenze, che erano cose simili a quello che vedete qua sulla sinistra, quindi disegni stampati, queste sono fotocopie in bianco e nero con dei messaggi. Questa è del 2015, ma una grafica abbastanza simile alle prime cose dei primi anni. E ragionando a posteriori, sicuramente la scelta del poster, quindi della carta, e quindi di una tecnica rimovibile che non rovina l'edificio che va via nel tempo, si deteriora, forse è stata condizionata anche dalla città, cioè una città come Firenze, noi vivevamo nel centro storico e frequentavamo l'Accademia di Belle Arti in centro, dove ogni muro ha minimo 400 anni, se non di più, e ogni pietra sulla quale ti siedi ha una storia, è tutto. Tutto è storia, tutto è importante e questa importanza che a Firenze si respira ovunque, che è anche un po' la sua prigione, relegandola un po' a una città bomboniera dove si lucida tutto in attesa di chi viene a vederla, ma non si può toccare niente. Forse proprio questa atmosfera qua ci ha condizionato nel fare i poster e non magari usare gli spray o un'altra cosa che forse crescendo in un'altra, non lo so, nella periferia di Milano, magari avremmo usato altre tecniche. Per quanto riguarda la grafica e il bianco e nero soprattutto, anche qui nasce sicuramente per delle esigenze banalmente economiche, perché eravamo insomma 19enni senza un soldo, quindi facevamo dei disegni, li stampavamo in modo economico in copisteria, li giuntavamo assieme, perché tutti questi poster erano fatti da tanti a tre incollati insieme, e li attaccavamo in modo massiccio in giro, quindi un modo facile, economico e veloce. E il bianco e nero è anche poi però una scelta, diciamo, concettuale, perché ci è sempre interessato il messaggio, cioè il contenuto, quindi basta un segno e non tanto abbellire qualcosa. Insomma, tutti questi murales anche che avete visto, magari poi abbelliscono un posto, ma non è il loro scopo quello di abbellire o di decorare una città. Quindi questo per quanto riguarda l'inizio. Per progetti futuri abbiamo in lavorazione dal 2017 un progetto molto ampio nel quale purtroppo non ho volutamente parlato perché è veramente una Wunderkammer di cose che si chiama Ultrabandiere. Se volete ve lo potete approfondire poi online, ci sono video, immagini, interviste, cose, che è un progetto nato in un'occupazione abitativa a Torino nel 2017, grazie a Mattia Branca, un nostro amico e antropologo di Torino, che ci ha invitato in questo posto a conoscere il posto, a dipingere, e poi lì abbiamo realizzato con calma in questi anni delle bandiere cucite insieme agli abitanti, alle famiglie degli abitanti. Queste bandiere sono state portate in musei di arte contemporanea, dal Macro di Roma al Mambo appunto di Bologna, insieme anche agli abitanti e ai racconti degli abitanti, ma l'idea di arrivare nel museo non è certamente il punto finale. Era un escamotage adesso per portare degli oggetti che nascono in un posto non riconosciuto istituzionalmente, quindi un'occupazione abitativa dove persone che non hanno riconosciuta una casa vivono, portare queste persone fuori dall'istituzione nell'istituzione, cioè metterle in faccia davanti ad un pubblico in un luogo riconosciuto come un museo. Ma fatto questo, la nostra idea era di restituire questi manufatti che sono stati appunto nel museo agli abitanti stessi che li hanno creati. Ora, per causa lockdown e situazioni varie successive, è tutto congelato, ma non vediamo l'ora di restituire queste bandiere agli abitanti e proseguire questo progetto di ultrabandiere. Questo è uno dei progetti che abbiamo in cantiere, insieme a molti altri che ora non vi sto a raccontare. E su altri artisti o progetti simili, un po' di nomi ci sono che magari preferirei con calma pensarci e darvela perché una lista, perché ci sono tantissime persone che lavorano in modo autonomo, anche senza eco, mi verrebbe da dire, su questi temi, e anche in realtà più grandi, come può essere appunto, ora mi viene in mente perché ne abbiamo parlato, il Ratatà Festival di Macerata,
che ha permesso di fare quella parata di bandiere dopo i fatti di Macerata. Quindi esistono tante realtà in Italia, un po' piccole, che magari non sono troppo note, ma su questo ne possiamo riparlare sicuramente. Allora, c'è Leonardo che vuole intervenire e quindi gli lascio la parola. Buonasera a tutti. Volevo fare una domanda collegata all'ultrabandiere, ma anche alla manifestazione, diciamo, di cui avete parlato prima, in cui erano coinvolte appunto le bandiere. E, di solito alle bandiere si dà un valore identitario e molte persone le utilizzano, soprattutto anche ai giorni nostri, anche su internet, le bandiere sono un mezzo di comunicazione di ideali, ancora oggi, per quanto sembrino, secondo me, hanno un portato un po' antico a livello comunicativo, perché venivano affisse fuori per comunicare qualcosa. Secondo te, perché? E come voi utilizzate le bandiere? Perché proprio le bandiere? Perché questo strumento? E perché funziona ancora così bene? Grazie. Allora, sì, ti premetto che quando abbiamo deciso di lavorare sulle bandiere abbiamo ricevuto tantissime critiche, come sempre, da tutti, dagli addetti ai lavori dell'arte che ci dicevano la bandiera è un mezzo inflazionato, tutti fanno bandiere in arte contemporanea oggi, e in effetti sono un po' di anni che le bandiere si vedono ovunque, no? Dalle biennali alle mostre, eccetera, eccetera. Nell'arte la bandiera è un mezzo che va molto anche a livello social, no? Su Instagram o così, sono cose che funzionano e che piacciono a tutti. Quindi c'era già questa perplessità. Anche qui sembra una cosa un po' alla moda la bandiera, ma non nasce assolutamente da queste cose, ma come al solito nasce da cose un po' più antiche, che appunto sono queste bandiere ASAFO che abbiamo scoperto studiando certe cose di arte africana e territori vicini, diciamo così, che sono queste bandiere cucite da questa popolazione dei Fante in Ghana, nate tra l'altro osservando le bandiere sulle navi francesi o comunque europee, diciamo così, dei conquistatori, dei coloni che arrivavano che si vedevano anche da lontano sulla costa, perché tra l'altro l'Africa, anche se ha una tradizione del tessile molto ampia, di bandiere esistono pochissimi casi, e questo è uno di quelli. Quindi già una rarità e già nata da una contaminazione. E questi Fante del Ghana, ora non ho più un'immagine, ma cercatevele, bandiere ASAFO dei Fante, sono bandiere in stoffa super colorate che ogni compagnia, sono varie compagnie, realizzano raccontando proverbi o storie del paese, del villaggio, storie degli antenati o messaggi di vario tipo. Quindi ci interessava, scop avendo scoperto questa rarità di questi manufatti africani molto diversi dalla statuetta, dalla maschera, ci siamo subito entusiasmati e li abbiamo un po' studiate. E tra l'altro si sposavano perfettamente con la nostra idea di immagini come narrazioni, perché sono delle bandiere che raccontano. Appunto, sono l'opposto della bandiera identitaria. Anche la bandiera identitaria qualcosa racconta, no? Cioè la bandiera italiana ha quei colori perché qualcosa vogliono dire, però molto meno, sono cose molto più simboliche. Invece le narrazioni delle bandiere ASAFO sono narrazioni più aperte. Te vedi un proverbio, per immagini, lo interpreti in base ai colori, in base alle posizioni, sono tutte storie. E l'altra cosa interessante è che vedendole, per quanto riguarda, le popolazioni Fante, c'è una sorta di narrazione orale, cosa che abbiamo fatto anche noi con le bandiere in questa occupazione, cioè di fronte alla bandiera realizzata, come di fronte a un quadro, ma è qualcosa di più sicuramente, infatti le abbiamo chiamate ultra bandiere. Di fronte a queste stoffe l'autore può raccontarla e quindi racconta se stesso, se poi nella bandiera ha raccontato cose di lui, no? Quindi c'è tutto questo rapporto osservatore, fruitore e autore che si attiva davanti a un oggetto, no? Anche qui la bandiera non è un oggetto morto che rimane lì, ma ti racconta qualcosa, ti agisce, no, su di te, un po' come anche il muro di Bruxelles, che non è un muro morto, cioè l'idea di usare le immagini in un modo attivo. Ho fatto un giro gigante di discorsi, non so se ti ho risposto.
Mi scusi, anch'io, io avrei proprio l'ultima, proprio è una curiosità che ne avevamo già parlato quando ci siamo incontrati in organizzazione, però poteva essere interessante in qualche modo recuperare quel ragionamento. Ovviamente voi come collettivo artistico dovete confrontarvi anche con la committenza, no? Spesso una committenza pubblica. Fate arte pubblica, una committenza pubblica, agite nello spazio pubblico. Ecco, questa dimensione qua, il rapporto con la committenza, soprattutto quando voi dovete comunicare, costruire un progetto estetico, un progetto artistico che ha a che fare con le tematiche sensibili, no? Nell'opinione pubblica, del razzismo, dell'antirazzismo, dell'immigrazione, dei rifugiati, della tragedia del mare. Ecco, ci sono stati dei problemi? Che tipo di approccio avete avuto al momento in cui siete dovuti intervenire grazie a questo tipo di committenza? Grazie. Allora, sì, sul discorso della committenza ne avevamo già parlato un po' l'altra volta, ma è un discorso molto ampio che insomma ci sta a fare. Ora vi posso soltanto dare un po' di spunti. Ovviamente, per quanto ci riguarda, il nostro rapporto con istituzioni, con una committenza istituzionale che ti incarica di fare un'opera pubblica, è un rapporto, nel nostro caso, molto particolare, nel senso che noi accettiamo questi lavori solamente nel caso in cui abbiamo totale libertà. Totale libertà non significa soltanto fare quello che uno vuole, ma anche non presentare un bozzetto, cosa che non facciamo quasi mai, che tra l'altro dico anche per ragione di malinterpretazione, perché spesso il committente, che può essere l'amministratore X, vedendo un tuo bozzetto non capisce niente, anzi pensa che verrà una cosa totalmente diversa o brutta perché non lo sa interpretare bene, perché il bozzetto serve all'artista per capire un po' cosa farà, no? È come vedere un circuito elettrico di un elettricista, io non capirei nulla. Quindi, per quanto riguarda la committenza, noi chiediamo sempre carta bianca, affidandosi al nostro portfolio, quindi uno vede le nostre pratiche di lavoro, come lavoriamo, la tipologia, e chiediamo sempre molto tempo. Chiediamo tempo perché il nostro lavoro nello spazio pubblico, che magari dura 3 giorni o una settimana per realizzare un murales, facciamo un esempio tra quelli che vi ho fatto vedere. Anche soltanto questo qua, che questo in realtà è molto grande, è stato realizzato in 8-9 giorni di lavoro, perché sono 4 facciate, ora ne vedete solo una torre a più piani. Però per dire una settimana di lavoro, ma un mese sicuro di progettazione. Progettazione vuol dire studio del territorio, nello studio di territorio si fa una ricerca e si scopre la stele del dromedario, allora si fa una ricerca sul dromedario, sull'oriente, su altri simboli, sui colori, sullo stile, su come inserirlo, su come collegarlo a qualche fatto attuale, e quindi è un lavoro di progettazione lunga. Non tutti i committenti accettano questo, molti vogliono la cosa subito e via. E sul discorso delle tematiche, non abbiamo mai avuto problemi in realtà perché le committenze che ci cercano sanno già un po' di cosa trattiamo, quindi si aspettano, no? Già un messaggio di un certo tipo. Va detto anche, secondo me, che in tendenza generale le amministrazioni, un po' tutti, fa piacere a tutti oggi fare un po' il murales con il bambino nero che affoga e qualcuno lo salva e questi stereotipi qui. Insomma, diciamo, gli stereotipi un po' sull'immigrazione e queste cose vanno di moda, è un'altra cosa che come le bandiere piacciono fare, ovviamente non a tutte le giunte, tutte le amministrazioni, ma tanti anche di quelli che poi magari certe cose nella loro vita quotidiana non le applicano, frequentano il murales per fare la foto su Facebook o Instagram con chi aiuta appunto il bambino nero, piace a tutti questa cosa. Questa è una parentesi mia. Grazie. Ci hanno chiesto se sono scaricabili, appunto, come hai detto, gratuitamente, se possono riproporli e i vostri manifesti, giusto? Possono farlo le persone? Allora,
Sì, sono online scaricabili. In realtà il link sul nostro sito non è attivo da qualche giorno e ce l'hanno scritto già in privato alcune persone, però lo rimetteremo online. Cioè, sono già online su altri siti. C'è un sito di Poster che ora non mi ricordo in inglese dove ci sono scaricabili, quindi magari cercate Istruisciti il nome, Guerrilla Spam li trovate già in PDF scaricabili, ma aggiorni e riaggiorniamo il link anche sul nostro sito per scaricarli, sì. Grazie. Poi c'è Francesco Cuteri che ti scrive: io vorrei semplicemente mandare saluti ad Andrea ricordando la bella esperienza di Monasterace e Esatto, Francesco Cuteri è l'archeologo che insieme a noi a Riace ha diciamo, portato avanti questo progetto meraviglioso del 2018 che ora vi ho raccontato un po' per pillole, eccolo qua, e lo saluto Francesco, una persona splendida, oltre che una persona professionalmente incredibile, anche umanamente. E è stato molto bello questo percorso fatto con lui, con i ragazzi, veramente bello, sì. Sì, no, veramente questa mi è piaciuta moltissimo questa contaminazione tra saperi e il gesto artistico, è veramente un valore che trovo straordinario, insomma, che ci chiama tutti anche a una certa responsabilità. Poi c'è un messaggio anche per il professor Scandurra, che è l'antropologo, che vabbè, vi ringrazia e che dice che sarebbe bello, pensando a Ferrara, anche riprendere l'altro discorso sui simboli, quelli delle statue che caratterizzano le nostre città e dei messaggi che portano con sé. Vabbè, qui poi c'è l'abbattimento della statua di Leopoldo ad Anversa, eccetera, eccetera. Dunque, ha fatto questo breve intervento nei suoi saluti, ricordando appunto come, no, l'arte pubblica e ha a che fare poi anche con una riflessione che Romeo, il professor Farinella, ha portato avanti ricordando il convegno a cui ha partecipato anche Orsetta, la professoressa Giolo, appunto sul discorso delle statue, della cancel culture, eccetera. Non vedo altre domande. Mattia Branca, bellissimo incontro. Glenda Marie Galzote ci ha fatto una gentilezza, ci ha messo il download dei poster, grazie mille. È stato un gesto molto, molto carino da parte tua, così parte sua. E non so se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, Orsetta che vuol chiudere, Romeo che vuol chiudere, Camilla che vuol chiudere, Leonardo, No, c'è insomma. un'ultima domanda. Ah, eccola la Silvia. Sì, eccola, è arrivata proprio in extremis. Prego, Silvia. Grazie, Camilla. Io ero curiosa della parte di laboratorio con le persone, quando entrate in contatto con le due comunità diverse e poi passate al momento di riunione. Quali sono state, qual è stata la più grande sorpresa e qual è stato il maggiore, il più gran problema, per esempio? Ok, sì. Allora, come ti premettevo prima, nessuno ci ha mai insegnato come fare questi laboratori, no? Quindi ci siamo trovati nelle prime esperienze, a doverli organizzare e quindi piano piano li abbiamo messi in piedi, migliorandoli nel tempo. Il programma, diciamo, il modello definitivo al quale siamo arrivati, questo dei gruppi separati inizialmente per una conoscenza più intima, no? Con i gruppi anche differenziata e poi gli incontri insieme, abbiamo visto innanzitutto che dà molti risultati, soprattutto perché, faccio un esempio, è molto brutto in un gruppo mescolato di italiani e africani trovare me o un mio amico, quindi italiani, europei 100%, che parliamo di arte africana a delle persone che sono di quel posto. Spesso noi magari conosciamo anche più cose a livello proprio storico, culturale di certi oggetti dell'Africa subsahariana. Prendiamo l'esempio della Costa d'Avorio, di un ragazzo che è nato nella Costa d'Avorio. Questo per ragioni pratiche, oggettive, no? Non per nessun'altra ragione, però credo che non sia una cosa molto utile appunto porsi all'inizio in questo modo. Quindi iniziamo sempre con questi incontri separati in cui parliamo dell'arte africana agli italiani.
mentre dell'arte italiana agli africani, appunto. E una delle cose più sorprendenti che abbiamo visto, ad esempio in questi laboratori in Casentino, è stato mostrare ai ragazzi africani le mappe dell'Italia, dei popoli italici, quindi con tutta la suddivisione dell'Italia in micro aree, no? Con i Piceni, come dicevamo prima, ma anche gli Etruschi, i Greci nel meridione, i Celti nel nord, eccetera, eccetera. Quindi tutta questa frammentazione di popolazioni nell'Italia e facciamo sempre un raffronto facendo vedere la capanna, la struttura della casa etrusca o comunque dei popoli italici del centro Italia con quella di certe popolazioni africane. E si trovano delle similitudini. Quando facciamo vedere questa mappa dei popoli italici, i ragazzi fanno sempre le foto allo schermo, al proiettore, perché trovano sorprendente che questa cosa chiamata Italia, in passato fosse una cosa frammentata da tanti popoli diversi, come magari loro si rapportano con il ghanese che abita accanto a loro, come quello del Benin, come no? Questa frammentazione qui. Quindi, ancora una volta, trovare delle similitudini è facile, bisogna solo un po' scoprirle, no? Aggiungo soltanto una cosa riguardo i risultati, perché lo scorso incontro con il professor Aglietti parlavamo anche di che risultati danno questi laboratori in modo concreto, no? Faccio l'esempio qua su questo progetto organizzato a Prato Vecchio Stia, dove abbiamo creato questa installazione, organismo. Avevamo un gruppo di una trentina di persone, tra italiani e africani. Io non so, adesso sono passati comunque 3 anni, che fine hanno fatto queste persone, i partecipanti, che vite hanno, non so praticamente più nulla di loro. Mi ricordo benissimo però che una settimana, 10 giorni dopo la fine del progetto, la bambina italiana che vedete sulla destra in questa foto e la ragazzina africana al centro, che non si conoscevano prima perché vivevano nello stesso paesino, ma provenienti da due famiglie differenti. La bambina italiana per il suo compleanno ha invitato la bambina africana al centro. Quindi già questa cosa che due bambini si sono conosciuti in questo laboratorio e indipendentemente dal progetto, dopo il progetto, hanno avuto degli incontri, hanno giocato insieme, magari anche solo 2 pomeriggi e poi è finito lì. Questo già secondo me è un risultato che esce dal progetto stesso. Quindi, come dico sempre, ambizioni basse, risultati di un certo tipo già vanno bene, nessuno cambia il mondo, già dei piccoli risultati così, uno alla volta, cambiano non il macro, ma il micro, diciamo così. Bene, non so, vuoi chiudere Romeo Orsetta? Volete chiudere con qualche riflessione, poi ci salutiamo e chiudiamo l'incontro? Ma più che riflessione, direi una riflessione un po' generale su questo ciclo di incontri, anche perché mi pare che sia stato mo veramente molto interessante. Abbiamo avuto modo di come dire, approfondire il tema che ci eravamo dati come seminari, sentendo persone veramente interessanti. Credo che, lo credo, sono sicuro che questa esperienza continuerà. E quindi, da parte mia, non ho cose particolari da dire, vorrei solamente ringraziare ovviamente quelli che hanno lavorato nel laboratorio interstista, nell'organizzazione di queste iniziative, i colleghi, ma soprattutto i nostri studenti, Camille, Leonardo e tutti gli altri che hanno insieme a noi lavorato a questa, diciamo, l'organizzazione di questi seminari. Credo che siano emerse anche da questi incontri parecchi, diciamo, percorsi da seguire, e adesso probabilmente faremo tra di noi anche una sorta di riflessione per capire come nel 2021 continuare l'esperienza e approfondirla. Quindi io, da parte mia, è solamente un ringraziamento appunto a chi ha consentito questa iniziativa appunto di svolgersi e così via. Insomma. Io lascerei però la parola a Camilla, che visto che rappresenta formalmente il laboratorio antirazzista, per chiudere la giornata, diciamo così, la serata, anzi. Volevo dire che questo incontro è stata una bella conclusione per questo ciclo perché, diciamo, siamo partiti da una visione molto, diciamo, alta sul mondo attraverso le mappe, poi piano piano ci siamo calati nel diritto, nel lavoro, nelle parole da utilizzare e nella difficoltà che c'è di
appunto realizzare una comunità multiculturale perché in questo momento i governi impediscono dei canali sicuri con cui appunto permettere alle persone di raggiungere dei posti che siano più adeguati per condurre una vita serena e felice e che garantisca loro le possibilità di vivere veramente, non di trovare sempre degli espedienti per sopravvivere, anche se è doloroso farlo lontano dalle proprie città di origine. E poi siamo arrivati qui vedendo come appunto nelle varie città, negli spazi pubblici è possibile vedere un attivismo e appunto una presa di posizione riguardo a questi temi di cui sentiamo parlare ogni giorno in un modo estremamente sfiancante, pesante, almeno dal mio punto di vista, che mi abbatte molto e mi frustra, ecco. E dall'altra parte però sapere che se cammino per strada, vado a Bologna, che è qui vicino, insomma, cioè mi è venuta in mente quella città perché lì poi avevo trovato anche al fratello l'installazione riguardo appunto agli ortodossi ed era stato molto bello scoprirla, di cui non abbiamo parlato, però insomma potete andarla a cercare. Sapere che comunque c'è una visione altra e con cui si può parlare di comunità. Quindi ti ringrazio per questa appunto carrellata di esperienze e anche per il lavoro che fate, diciamo, da 10 anni assiduamente. E sono molto felice di aver avuto una partecipazione, diciamo, assidua di fedelissimi e di fedelissime, e anche di aver, cioè, del fatto che comunque in ogni conferenza ci siano state appunto presenze eterogenee e di aver visto anche collegate persone che lavorano a Unifè e che diciamo durante l'orario di lavoro hanno piacere a sentire queste conferenze come una sorta di podcast e c'è bisogno anche di voi, quindi se volete collaborare o supportarci potete scriverci alla nostra mail. E nei nostri canali social trovate tutti i post che abbiamo fatto per raccontare, diciamo, in preparazione alle conferenze, sia i Guerrilla Spam che anche tutti gli altri ospiti. E poi su YouTube trovate anche tutte le conferenze che abbiamo registrato, quindi se magari per qualche motivo ve le siete perse o siete dovuti andare via prima, sapete che le potete ritrovare tutti. Tutte lì, ecco. Il canale si chiama Laboratorio Antirazzista. E basta, Grazie Andrea, quindi grazie. grazie Camilla, grazie Andrea, ci risentiremo presto, Grazie prossimamente. mille. In bocca al lupo e saluto tutti quanti.